ogni persona separata che incontriamo possa dire: ero solo e mi sei stato vicino, ero triste, hai saputo ascoltare la mia sofferenza, ero alla ricerca e mi hai dato Gesù. Da dove nasce l'esigenza di una messa per i separati? Far vedere durante la messa questa accoglienza della Chiesa ufficiale, perché un conto se io riunisco in una stanza dei separati, li accolgo, li sono con loro, eccetera, eccetera, un conto se è la messa, che è una cosa ufficiale della Chiesa, in cui queste persone separate si sentono accolte, si sentono, e si sente che si parla di loro. Le persone separate si sentono sempre rifiutate da tutti, ma anche dagli amici del bar, come si suol dire, si immagini dalla chiesa dove c'è il problema della non comunione per le persone che hanno iniziato una nuova unione. Non possono ricevere la comunione le persone che hanno iniziato una nuova unione. E sia persone sposate ancora conviventi con la moglie, sia persone invece separate legalmente o civilmente o comunque di fatto, che non possono, se iniziano una nuova unione, non possono ricevere la comunione. E quella che vedete alle mie spalle è la chiesa di San Bartolomeo Apostolo qui a Milano, dove si svolge la messa dedicata ai separati. Quello che ci pare di capire alla fine è che si tratta comunque di un caso di coscienza, perché nemmeno nella parrocchia di San Bartolomeo, secondo il diritto canonico, le persone separate potrebbero ricevere la comunione.